La riforma della buona scuola, previsto tra i suoi punti più importanti, l'alternanza scuola-lavoro, è considerata questa tra i punti forza per arginare il fenomeno della dispersione scolastica che, se non attenzionato, può diventare un'emergenza sociale? Sì, nella riforma della scuola c'è appunto una disposizione che riguarda l'alternanza scuola-lavoro che sostanzialmente consiste nell'estendere questa opportunità formativa anche ai licei e vengono aumentate le ore di alternanza negli istituti tecnici e professionali, ma è anche vero che a livello di risorse o di politiche per migliorare queste occasioni formative c'è molto poco, perché di fatto le aziende, ad esempio, non vengono messe in condizioni di poter effettivamente offrire agli studenti delle esperienze di formazione professionale, perché magari non hanno gli spazi adeguati oppure non possono mettere a disposizione dei tutor. Quindi innanzitutto bisognerebbe mettere nelle condizioni le aziende di poter dare queste opportunità agli studenti. E vorrei aggiungere che gli studi, insomma, dimostrano che la dispersione scolastica è soprattutto un problema di povertà educativa, quindi bisognerebbe partire dall'investimento nelle strutture per l'infanzia e questo governo invece non ha fatto niente in tal senso, se non magari fare delle dichiarazioni in tal senso che sono rimaste disattese. Qual è l'anello debole di questa riforma? Fortemente contestata da tutti gli operatori della scuola, a cominciare dagli insegnanti, ma anche dagli utenti, i genitori ad esempio. Sì, allora, intanto in merito alla dispersione scolastica non si fanno delle politiche serie, concrete e né tantomeno degli investimenti. A proposito, ad esempio, delle assunzioni di cui molto si è parlato, queste non rispondono assolutamente al fabbisogno delle scuole. Questo è il grandissimo anello debole, perché è vero che mancano gli insegnanti nelle scuole, ma bisogna partire dalle esigenze formative, didattiche degli studenti e non scorrere semplicemente la graduatoria o rispondere, insomma, alle preferenze da parte delle insegnanti in merito alla provincia in cui lavorare. Quello che si è fatto è semplicemente, appunto, andare a scorrere la graduatoria ad esaurimento degli insegnanti in cui molte classi di concorso sono esaurite, per cui ci ritroviamo comunque con l'esigenza di assumere insegnanti a tempo determinato, quindi le supplenze continuano, e questo perché non si vuole effettivamente rispondere al bisogno delle scuole e quindi in questo caso scorrendo anche le graduatorie d'istituto dove ci sono insegnanti abilitati.